A me tocca la parte un po' più, diciamo, di descrittiva di quello che abbiamo fatto. Però devo fare una premessa. Perché ci siamo resi conto che, specialmente dopo aver incontrato alcuni esponenti dell'amministrazione, cittadini e cittadine che abbiamo intervistato in questi giorni, che c'è un pregiudizio rispetto a tutto quello che facciamo. Che è un pregiudizio che noi abbiamo assunto come viventi di quest'epoca, che è un pregiudizio su noi stessi. E il pregiudizio è che noi non siamo capaci di farla questa cosa. Non siamo capaci di viverci insieme. O perlomeno è molto complicato perché questo mondo si è fatto brutto proprio. E allora la prima cosa da fare è liberarci, secondo me, da due grandi mistificazioni, due grandi inganni. A cui siamo sottoposti quotidianamente. Il primo è che siamo delle isole, siamo soli, siamo lupi tra i lupi, e che se non stai attento, sei sbranato dagli altri, che non c'è possibilità, si è soli, che noi siamo appoggiati, che noi utilizziamo, che noi mangiamo, che noi possiamo estrarre tutto da questo mondo, ma che fondamentalmente il mondo ci sta di fronte, ci sta dinanzi, è una cosa. Perché sono due grandi falsità queste? Perché se noi analizzassimo veramente quello che siamo, la prima cosa, noi siamo le relazioni che abbiamo, siamo costituiti da relazioni. E quanto più ricche sono le relazioni che abbiamo, più varie sono le relazioni che abbiamo, più favolosi e favolose siamo. È la varietà e la intensità delle relazioni che ci fa degli esseri speciali. Seconda cosa, che il mondo sia separato da noi è la più grande falsificazione. Perché se io e voi siamo qui adesso è perché respiriamo, cioè respiriamo una sostanza che queste meravigliose creature quotidianamente producono, che è l'ossigeno. E se facciamo se siamo pieni di energie e di entusiasmo per fare, perché mangiamo, perché la terra che abbiamo coperto di cemento produce quotidianamente milioni, miliardi di tonnellate di cibo che ci permettono di sostenerci, per cui noi siamo costituiti dal mondo, siamo il mondo, non, sono due bugie. Allora, quando noi ci diciamo non ne siamo capaci perché viviamo del pregiudizio di essere soli e estranei al mondo, noi dobbiamo fare una rivoluzione mentale. Siamo le nostre relazioni, dunque dobbiamo darci gli strumenti per metterci in relazione. Siamo il mondo che abitiamo, siamo parte del mondo che abitiamo, dunque dobbiamo rifare il mondo, dobbiamo rifare lo spazio, dobbiamo fare alleanze, non solo tra noi umani, ma come ci è stato ricordato da una meravigliosa creatura che è qui in giro, dobbiamo allearci con ciò che non è umano, con tutti quegli esseri esserini che lavorano la terra, penso ai batteri, penso a tutta la chimica che permette al mondo di andare avanti, gli animali, i cani, gli uccelli, le api che permettono ai fiori di fiorire. C'è tutta una comunità vivente che è pronta ed è alleata già con noi, perché questa parte di mondo vivente non ci sta facendo niente. Siamo noi che stiamo continuamente erodendo quel mondo. Sono scomparse migliaia di specie viventi. Arriviamo qui. Perché è importante darsi e costruirsi i beni comuni? Perché i beni comuni sono uno spazio inedito, uno spazio che avevamo e che ci è stato tolto. Perché abbiamo diviso il mondo tra le cose di qualcuno, di qualche singolo, e le cose di un signore che chiamiamo sovrano, grande, che è il proprietario assoluto di estensioni di terra. Peccato che quel sovrano, tramite rivoluzioni enormi, era stato messo lì per i diritti di tutti, e molto spesso invece quel sovrano vende il nostro patrimonio e tutti i comuni, costretti e ricattati dal debito, in questi mesi stanno mettendo a catalogo quanto vale il patrimonio, frutto del lavoro collettivo, per venderlo a multinazionali. San Vito ha preso 10 di questi spazi e ha detto no, non te li do. Io questi spazi qua li faccio diventare un'infrastruttura portante per la mia comunità, perché la mia comunità è in crisi, la mia comunità ha perso le sue radici, la mia comunità si sente sola, si sente una società di individui, che ossimoro, società e individui, sono due cose che non possono andare insieme.
Allora noi dobbiamo fare una società di esseri umani in relazione e per farlo abbiamo bisogno di strumenti, non si può fare teoria su questo. Dobbiamo darci gli strumenti per rimetterci in relazione, cioè abbiamo bisogno di spazi in comune, perché non è possibile che io passo da casa mia e poi passo al bar dove o consumo qualcosa o sono allontanato dal banco. Ho bisogno di spazi, di piazze, di palazzi, di aree verdi dove posso stare a fare nulla, il beato nulla. Perché è lì che accadono gli incontri, è lì che si fa amicizia, è lì che ci si innamora, è lì che ci si appassiona, no quando io sto a lavorare o sto chiuso in casa mia, che sono pure due luoghi belli, il pubblico e il privato, ma abbiamo bisogno di qualcosa di più intenso. Abbiamo bisogno di qualcosa che non sia né pubblico e né privato, che sia intimo. Sia intimo. Perché oltre il privato c'è l'intimità. E l'intimità si costruisce guardandosi negli occhi e facendo cose insieme. Volendosi bene, alleandosi. Il metodo favoloso vi ricorda qualcosa, no? Il giovane favoloso. Quel meraviglioso film su quel meraviglioso poeta che è Giacomo Leopardi. Brevissimamente un episodio. Giacomo Leopardi non era un uomo triste e malato, Giacomo Leopardi era un giovane pieno di entusiasmo e un rivoluzionario e decide per questi motivi di scapparsene di casa perché non lo sopportava più il padre, che era autoritario, era una quintessenza del patriarcato. E un giorno, falsificando il documento con un amico che aveva conosciuto di nascosto, falsificando i documenti, riesce ad avere il passaporto per uscire dal suo paese Recanati e scappare, guarda caso se ne viene a Napoli e scappa, e quando scappa lascia sul tavolo di casa una lettera pubblicata da pochissimo, una lettera molto bella dove si rivolge al padre e spiegando la fatica che ha fatto a sopportarla quella casa, la fatica degli studi che però non erano mai ricompensati dalla gioia di un sentimento, dalla gioia di un'avventura, era solo studio e basta, perché quel padre era proprio un fedente autoritario. E allora lui dice: padre, io voglio vivere con pieno spargimento di cuore, questa, pieno spargimento di cuore, e allora io vi auguro di vivere queste esperienze e beni comuni con pieno spargimento di cuore, essere favoloso e favoloso.